un silenzio assordante, un silenzio che a volte addirittura sembrava piangere. E invece oggi ci siete e vi sentiamo forti. Grazie, grazie per essere con noi. Si riapre il sipario al Teatro Regio di Torino, si ricomincia quindi. Si ricomincia, è un'emozione grande, poi oggi è ancora più emozionante perché è il giorno dedicato al Reggio, ai lavoratori del Reggio, alle famiglie del Reggio, è un po' il Reggio che si riapre e si ricongiunge e quindi vedere quei cancelli aperti è quasi un sogno. Cosa c'è in programma per questa nuova stagione? Una stagione particolare, significa ripartenza. È una stagione particolarissima, quindi ogni giorno noi programmiamo una stagione per essere pronti e al passo con quello che succede fuori. Quindi per il momento, tutto il mese di maggio, incrociando le dita, noi saremo aperti con sei recite di Traviata e un concerto sinfonico e poi stiamo programmando, immaginando una stagione estiva all'aperto. Su che tema? Su che fil rouge? No. E adesso questo non me lo può chiedere, lo faremo presto col luogo, col programma, con tutto. Siamo prontissimi però, eh? In che maniera si entra in sicurezza a teatro? Assolutamente sicuri. Il Reggio è sicuro. Il Reggio non ha mai avuto un caso dentro di Covid, mai. Abbiamo avuto rari casi che però sono stati presi dall'esterno e abbiamo lavorato sempre, non ci siamo, ahimè, senza pubblico, ma non ci siamo mai fermati. Siamo alla quarta opera in allestimento scenico completo. Siete soddisfatti in generale? Intanto con una Traviata uno è sempre felice perché è un capolavoro assoluto e quindi la musica e le emozioni che la Traviata riesce a trasmettere ad un pubblico sono sempre gli amori che possiamo vivere anche oggi, ma soddisfatti anche di aver potuto riportare il teatro all'apertura, riportare il coro, i cantanti in scena, i macchinisti che fanno il loro lavoro, l'orchestra in buca e far parlare la musica finalmente.